Oggi parliamo di pelle secca. Come ben sapete, questo è un argomento che è proprio mio, perché io ho una pelle perennemente secchissima e quindi ho deciso di svelarvi i trucchetti che io utilizzo per cercare di venire meno a questo problema. Ma oggi la mia coda proprio non ne vuole sapere di stare diritta. Comunque, veniamo a noi. Tutte vorremmo avere una pelle liscia, luminosa, fantastica. E soprattutto meno secca, ricordiamo che la pelle secca è, diciamo, come posso dire, non è il preludio della ruga, ma te la fa proprio vedere la ruga, perché con una pelle secca, ruga quanto è brutto, diciamo segno d'espressione. Questo segno d'espressione si vede tantissimo perché giustamente con una pelle disidratata è la prima cosa che si nota, soprattutto nella zona contorno occhi, qui, insomma, un po' dovunque si vede questa pelle che non è proprio al top. Allora, il primo consiglio è quello ovviamente più banale che tutti conoscono e io per tutto questo video non farò altro che aggiustarmi la coda. Il primo consiglio più banale che tutti conoscono è ovviamente di bere tanto. Il nostro corpo è fatto per il 70% di acqua, ma quest'acqua comunque va alimentata continuamente. Più il nostro corpo è pieno d'acqua, più noi beviamo, più la nostra pelle ha giovamento, è luminosa, appunto è idratata, quindi non è idratata solo con l'aiuto di ciò che facciamo dall'esterno, ma è idratata anche dall'interno. Ovviamente tutti dicono di bere 2 litri d'acqua al giorno, io ne bevo 2 litri, a volte ne bevo anche di più, sto cercando, per un periodo sono riuscita, adesso sto cercando di arrivare ai 3 litri, ma non è semplice. Perché comunque vai al bagno una continuazione a fare plin plin e quindi ti pesa la sera, purtroppo. A volte prima bevo anche tanto la sera, ma mi sveglio di notte per fare plin plin e quindi mi rovino quel po' di sonno che mi è rimasto. Di conseguenza, comunque mi sveglio, però la sera cerco di bere di meno. Cioè, io quando mi metto a letto mi faccio già mezza bottiglietta e quindi non è bene, almeno per il mio sonno. Comunque, non dovendo parlare del mio apparato fisiologico, ma dell'acqua. È bene bere tantissima acqua. Se proprio non riusciamo e non ci va giù, perché ci sono tante persone, ho scoperto che non piace proprio bere, non è una questione di noia oppure di dimenticanza. Esiste dimenticanza? Comunque, non è una cosa che uno si dimentica. È proprio che non gli viene di bere perché non gli piace l'acqua. Allora si può ovviare con tisane, infusi, ovviamente senza zucchero. Possiamo bere vari tipi di bevande non gassate, senza zucchero. Io devo essere sincera, sapete, bevo tantissima acqua, come vi ho detto, e bevo la mia tisana sgonfia panza che vi ho fatto vedere quest'estate in un lunghissimo Instagram Stories. Che ora, ovviamente, io non me la sono preparata. Comunque, magari ve la farò vedere dopo. Magari la prendo. Stacco un attimo, la prendo, ve la faccio vedere. E la bevo senza zucchero. E quella è la mia tisana sgonfia panza. E soprattutto è una tisana che io bevo sia d'estate che d'inverno. D'estate la faccio fredda, d'inverno la bevo calda. Ed è e non metto zucchero. Quindi, diciamo, uniamo l'utile al dilettevole e ci depuriamo. E questo era il primo. Poi un altro consiglio, oltre a bere tanta acqua, è di aiutare la nostra pelle dall'esterno. Una delle cose, diciamo, che io faccio, e che anche questa penso sia banalissima, che tutti conoscono, è fare delle maschere idratanti, iperidratanti, stranutrienti al mio viso. La maschera io solitamente confesso di non riuscire a farla spesso perché mi manca il tempo, o più che mi manca il tempo, mi manca quella concezione mentale per cui basta, adesso mi prendo mezz'ora per il mio viso e mi metto la maschera. La faccio, ma non tutte le settimane, sono sincera, ma cercherò di migliorare. Avendo fatto questo video sarà come monito per me, così come per voi, e cercheremo di migliorare. Quindi io ogni, diciamo, sabato o barra ogni domenica, più la domenica, oppure magari sabato sera, sabato pomeriggio. Sapete che la mia vita sociale è talmente piena che
che io il sabato sera ho tanto tempo, stando a casa davanti alla TV, e quindi mi faccio queste belle mascherozze super idratanti. Soprattutto queste non devono mai mancare tanto 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 d'inverno. La pelle secca d'inverno, oltre ad essere secca, in alcuni casi col freddo si squama, si fanno tutte pellicine qui intorno, soprattutto quando si è raffreddate, ci si soffia il naso una continuazione, poi quando ti tira, io a volte me la sento proprio tirare. Eppure io vivo in una città in cui tutti dicono vabbè, ma tu vivi a Napoli, lì fa sempre caldo. È vero, però io avendo una pelle secca e soprattutto io soffrendo il freddo, anche se qui fa sempre caldo, io sento freddo, comunque la mia pelle ne risente, è una pelle molto sensibile, sto scoprendo, a questo tipo di, cioè molto sensibile alla disidratazione, quindi mi si disidrata totalmente, mi si secca, me la sento tirare. E la cosa peggiore è che quando ti riduci in questo stato le rughe si vedono tantissimo, e quindi vai di idratazione, vai a mettere correttore e fondotinta, che magari poi te la prendi col correttore che va nei segni e nelle rughette, nelle pieghette, no, perché tu c'hai la pelle talmente secca che pure il correttore di quelli, manco Photoshop te lo toglie, ti toglie le pieghette, perché non c'è niente da fare, non è il prodotto che ci metti su, ma è la base che non va. E questo era quindi il mio secondo consiglio, ovvero di usare tante maschere. Adesso chiudo un attimo, così prendo la tisana e vi dico gli altri. Allora, la tisana di cui vi ho parlato, che vi ho detto che bevo, so già che mi avreste fatto delle domande, perché magari molte di voi non sono riuscite che odio questa coda, non sono riuscite a vedere in tutto il video, tutto il papiello che vi ho fatto su Instagram quest'estate. Comunque, la tisana che io bevo è della Star Sogni d'Oro al finocchio. Questa è una tisana sgonfia panza, vedete, per il gonfiore addominale. E per le ragazze allergiche al nickel che mi seguono, allora, questa è concessa, ma dovete comprare questa negli ingredienti finocchi frutti. Deve essere fatta con il frutto del finocchio e non con i semi, perché sappiamo bene che chi è allergico al nickel, semi non li può proprio vedere. Quindi leggete bene nella composizione, non so se adesso si vedrà. Comunque, ecco qua, primo rigo, ingredienti finocchio frutti. Non deve essere fatto con i semi di finocchio. E torniamo a noi, se la videocamera mette a fuoco, yeah! Allora, e mi sono persa. Allora, che altro trucco? Ah, un altro trucchetto, tra virgolette, questo però io non lo seguo, ma ne ho sentito tanto parlare. In pratica, pare che fare la doccia o il bagno con un'acqua troppo calda, bollente, tende a disidratare ulteriormente la pelle. Parliamo quindi non più di pelle secca viso, ma pelle secca corpo. Allora, questo consiglio io non l'ho mai seguito, vi dico la verità. Io ho una pelle sul corpo secca di una cosa spaventosa, cioè io mi cadono proprio pezzi di pelle, cioè ho perennemente squamata d'estate e d'inverno, e vado sempre di creme a non finire. Comunque, ho letto tempo fa che fare la doccia o il bagno con l'acqua troppo calda fa male alla nostra pelle e fa sì che una pelle secca tenda a diventare ancora più secca e a squamarsi ulteriormente. Ora, io questo consiglio non lo seguo, perché sempre per la questione muoio sempre di freddo, ma ero rossetto sui denti, spero di non aver fatto tutto il video con rossetto sui denti, se no tragedia, devo rifare. Comunque, io non lo seguo perché sento sempre freddo, e per me fare la doccia e fare il bagno è una tortura. Per me è come entrare in mare quando vado al mare e devo fare il bagno. Io entro piano piano perché muoio di freddo. La doccia, di conseguenza, o il bagno, se l'acqua non è bollente io non mi ci butto sotto, quindi è una tragedia. Di conseguenza io mi faccio sempre queste docce bollentissime, e quindi la mia pelle, non so se, io non lo sapevo che poteva essere causato da questo, ma in ogni caso potrebbe essere causato da questo. Comunque io poi ci do dentro di creme. E da qui passiamo al trucchetto numero 4, o appunto darci dentro con la crema.
non basta solo fare una maschera idratante a settimana per quanto riguarda il viso, ma bisogna mettere sempre, 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 e questo io lo faccio sempre, una crema idratante sul viso la mattina come base per il trucco. Io metto crema idratante contorno occhi, questa luce? Non so. Crema idratante contorno occhi, ma anche la sera quando ci strucchiamo bisogna mettere comunque una crema da notte. Io metto crema da notte e prima di andare a dormire, quindi non proprio quando vado a dormire, perché i prodotti contorno occhi ho sempre paura che durante la notte i vapori, il calore possano evaporare e andarmi negli occhi e bruciare gli occhi, cioè farmi venire bruciore agli occhi e arrossamenti, quindi quello lo metto un po' prima di andare a dormire, gli do il tempo di assorbirsi. Io uso un prodotto, a volte metto il contorno occhi che uso di giorno, oppure a volte uso un prodotto di Kiko che non so se funziona realmente, ma io lo uso, che serve per insomma trattenere il normale decadimento della palpebra, della palpebra fissa. La gravità tende a scendere, quindi io metto questa crema. Non so se serve, non so se funziona, comunque ce l'ho, la uso, la metto. Per quanto riguarda invece il corpo, anche lì dobbiamo idratare, straidratare, controidratare. Allora, come ben sapete, io sono una fan degli anticellulite, quindi io mi spalmo di anticellulite quasi tutte le sere. Quando d'inverno sento proprio freddo, no, perché mi devo fare il massaggio e sento freddo, quindi là vado di crema idratante. Quindi dipende, crema idratante, crema anticellulite, comunque non c'è sera in cui io non metto crema. Spesso, se ho tempo, perché la mattina chi come me lavora degli orari stabiliti e deve correre in ufficio, non c'è tutto questo tempo per mettersi la crema idratante, quindi a volte sul corpo la mattina non la metto, ma diciamo che bilancio mettendola la sera. D'estate invece, sapete, periodo estivo, appena viene il caldo qua, poi vabbè, al sud non ci sta niente da fare, diciamocelo, io sento sempre freddo, ma comunque si sta bene, e quindi, cioè, ad esempio ora siamo ancora a maniche corte, siamo in pieno ottobre, anzi oggi che cos'è? Siamo a fine ottobre e siamo ancora in maniche corte, ieri c'erano tipo 26-27 gradi piena estate, però comunque quando arriva l'inverno io lo accuso, anche se molti dicono che non è in questo grande inverno, ma io lo accuso. D'estate invece fa tanto caldo, io sono felice e mi impano nell'anticellulite e quindi là ci vado dentro tutte le sere. Che altro? Che altro consiglio volevo darvi? L'ultimo consiglio che volevo darvi è ovviamente di aiutare la vostra pelle con l'alimentazione. Mangiare in maniera sana ci aiuta in tutto. Una corretta alimentazione può tenere la glicemia bassa, una corretta alimentazione può bilanciare un colesterolo buono da un colesterolo cattivo e tenerli bene o male a bada. In ogni caso non parliamo di colesterolo, ma parliamo di pelle idratata, e quindi per aiutare la nostra pelle ad essere sempre idratata, insieme a tutto quello che facciamo ulteriormente, è mangiare tantissima frutta e verdura. Ovviamente, come vi dico sempre, la frutta va mangiata lontano dai pasti, altrimenti la gola, la panza si gonfia in una maniera spasmodica, e la verdura va sempre mangiata accompagnata da altro. Quindi bisogna, appunto, io non sono un medico, quindi non mi voglio addentrare nell'argomento, ma sappiamo bene che insomma bisogna sempre accompagnare tutto ciò che mangiamo con la verdura, cioè se a pranzo noi mangiamo primo e verdura, che possiamo mangiare anche insieme, quindi uno, che ne so, una pasta con le zucchine eccetera eccetera, oppure un piatto di pasta e una verdura, la sera mangiamo il secondo, quindi la proteina e la verdura, cioè la verdura ci deve essere sempre, anche perché la verdura aiuta a digerire, aiuta a far scendere i cibi nel nostro intestino. Quindi, cari uomini che fate quelle domande, comprateci la verdura, compratecela lavata, anche pulita, ce la cucinate, noi ce la mangiamo e siamo meno stiche. Comunque, rifacendoci al video di precedente, se non l'avete visto, comunque mi sta finendo la batteria, mannaggia. Ci vediamo al prossimo video, girlies.
spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se anche voi adottate questi trucchetti come li adotto io. Io mangio tanta verdura nel mio poco, perché comunque sapete, con l'allergia al nickel ci sono poche verdure concesse, e di quelle poche me ne piacciono ancora meno, però ci provo, bevo tantissima acqua, mi straidrato viso, collo, mani, corpo, mi tuffo nelle creme, mi faccio le maschere, non tutte le settimane ma migliorerò. Fatemi sapere che anche voi fate tutte queste cose. Ciao, Ghirli!